Uranadiel, Abbascio Uranadiel. Amici di Planet Spin, mi trovo al porto di Portici, che è chiamato il Granatello. Questo nome deriva dal fatto che anticamente qui c'era una coltivazione di melograni. In dialetto napoletano il melograno è chiamato Uranadel, per cui, visto che anticamente si diceva Yamma Bascio Uranadel, dove c'era la coltivazione di melograni, da questo nome è poi scaturito il nome attuale del porto di Portici, che è il Granatello. In questa passeggiata che mi farò qui sul porto di Portici, vi porto con me in questa battuta di pesca light spinning. Le condizioni meteo sono un po' al limite per l'utilizzo delle esche artificiali leggere. Cerchiamo di divertirci, di fare anche qualche bella cattura. Vi faccio vedere un po' il posto, venite con me in questa battuta di pesca. Andiamo! Questo è un po' anche come si presenta lo spot. C'è una bella passeggiata sul molo di soprafflutto, che la sua funzione principale è ovviamente quella di rompere il flusso delle onde, evitare che arrivano a terra direttamente, anche per poter permettere a chi utilizza questo porto di poter ormeggiare la sua imbarcazione, soprattutto per i pescherecci. Non ce ne sono tanti, ci sono giusto 2-3 pescherecci almeno qui sotto. Mentre in estate, ecco, comunque viene utilizzato dalle persone per ormeggiare la propria unità di diporto. In inverno invece, visto anche le condizioni di mare che possiamo trovare avverse, si tende comunque a toglierle dall'ormeggio, perché in tante occasioni le mareggiate distruggono tutto quello che trovano sul loro percorso, per cui per ovvi motivi vengono tolte. Avevo giusto un paio d'ore, oggi pomeriggio ho deciso di fare un salto qui al porto di Portici. Era tanto tempo che ci mancavo. Di solito faccio qualche pescatina a edging, quindi a seppie e calamari, però ecco, questo qua non è proprio il periodo propizio. Tuttavia ho portato comunque altre tipologie di attrezzi da pesca: una canna leggera, qualche piccola esca artificiale, giusto per rilassarmi qualche oretta qui e provare anche questo posto che da tanto tempo che ci mancavo. Speriamo di fare qualche piccola ma divertente cattura.
La parte del porto che comunemente viene usata maggiormente per la pesca è la parte che si trova proprio all'imbocco, è questa, la parte più utilizzata, dove c'è magari anche un po' di passaggio di qualche preda più importante. E tuttavia vi faccio vedere anche la parte esterna, che comunque potrebbe essere sfruttata quando le condizioni di mare, come in questo caso, permettono anche di insidiare qualche predatore che si accosta per tendere i suoi agguati, come la spigola, o magari qualche predatore come il pesce serra, che comunque frequenta questo habitat. Iniziare subito con un piccolo minnow, world minnow, la Shimano. E il fondale qua non è altissimo, quindi con il minnow vado direttamente sulla mezz'acqua. Intercetto magari qualche pesce che sta più in attività verso la superficie, ma viene percepito anche dai pesci che stanno magari più verso la parte bassa della colonna d'acqua, tra la mezz'acqua e il fondo. C'è ancora un altro lancio, cercando soprattutto la distanza. È un artificiale che cui ripongo tanta fiducia, perché per il mio modo di pescare è proprio ideale, soprattutto per l'attrezzatura che ho portato oggi, che è un'attrezzatura media. Riesco a sentirlo bene in canna, a lanciarlo lontano, anche con un recupero lineare lo sento che entra correttamente in pesca. Poi ha un nodo eccezionale. Le colorazioni sono quelle tipiche del pesce foraggio presente in questa zona, quindi ci sono tutte le caratteristiche ideali per chiamarlo come un artificiale vincente. Ora cambio, metto un minnow più piccolino, rozzante. Anche in questo caso un recupero lento, lineare, ideale per la spigoletta. Proviamo a fare uno spostamento proprio sotto al faro, vediamo di spostarci in quella zona che magari potrebbe essere più proficua. Ci proviamo. Questo secondo me per la pesca spinning potrebbe essere il miglior posto, perché comunque è una forzatura per il predatore che potrebbe entrare nel porto a passare di qua. Quindi è un vincolo del paesaggio. Il predatore che vuole entrare nel porto per mangiare, per esempio, è costretto a passare da qua. E per chi pesca spinning, secondo me è uno dei punti migliori. Questo è anche la punta esterna, dove stanno i cosiddetti tripodi o i cosiddetti babà,
anche se con queste condizioni di mare, condizioni che stanno oggi, è un po' al limite andare lì, o perlomeno non sono attrezzato con l'abbigliamento giusto, quindi preferisco fare qualche lancio in tranquillità qui all'interno del porto e non alla Tesseno, perché c'è mare, c'è vento e sicuramente mi farei un bagno fuori stagione. Faccio ancora un altro lancetto qua, è un punto che mi ispira. Vediamo se siamo fortunati. Allora, la mia pescata sta proseguendo. Ho fatto qualche lancio all'interno della banchina principale, dove ecco, era possibile pescare, anche perché c'erano altre persone, altri pescatori. Quindi mi sono un attimo intrufolato tra loro per fare qualche lancio. E era tanto tempo che ci mancavo qua, sono un po' venuto a riscoprire questo posto e, come ricordavo bene, per la pesca spinning, secondo me, secondo le mie opinioni, il punto ideale è all'imboccatura, dove c'è questa zona in cui per forza di cose i pesci predatori che entrano all'interno del porto per cercare pesce foraggio devono passare, quindi è quella la zona ideale per pescare qui a spinning, ovviamente. Invece se fate altre tecniche di pesca, la zona ideale è quella là della banchina principale, la banchina interna al centro del porto. Ora mi sposto, vedo se c'è qui in zona qualche altro spot, qualche altro punto buono per fare due lanci. E dai, speriamo di trovarlo. E il mare all'esterno è un po' agitato, quindi anzi abbastanza agitato, c'è tanto vento, quindi non ho l'attrezzatura giusta dal punto di vista dell'abbigliamento per fronteggiare queste condizioni. Cerco di trovare un punto un po' più ridossato per fare ancora qualche lancio. Andiamo. Sono arrivato a questa zona del porto, sinceramente qua non sono mai stato. Andiamo insieme alla scoperta, vediamo se c'è qualche altro punto buono, visto che c'è una scogliera frangiflutti lì fuori. Vado a vedere se mi posso avvicinare e fare due lanci all'interno di quella zona ridossata, anche se il vento sta aumentando. Vediamo quello che si riesce a fare. Ah, il suono del mare mi rilassa tantissimo, se non fosse per questo ventaccio assurdo sarebbe davvero preferibile farsi una bella dormita qui coccolato dalle onde, ma noi no, andiamo sulla scogliera esterna sperando di non farci un bel bagnetto. Vediamo se riesco a fare qualche lancio, anche se già vedo un po' di onda che sbatte. È improponibile. Mi farò il bagno sicuramente se pesco il lato esterno. Tuttavia
L'obiettivo di oggi è fare anche un sopralluogo in questa zona e secondo me con queste condizioni di mare tranquillamente potrebbe essere un buon punto dove cercare la spigola. L'unica cosa, non sono attrezzato con l'abbigliamento giusto, quindi non voglio rischiare di farmi un bagnetto, però potrebbe essere uno spot da frequentare nelle prossime uscite, assolutamente sì. Il parcheggio vicino, due lanci qui in tranquillità, alla prima occasione ci ritorno. Tuttavia sono qua e due lanci me li faccio comunque. Non si sa mai, la spigola la trovi nei punti più impensabili. Allora, ho trovato quest'altro punto un po' più avanti, andando più avanti verso sud, dopo il porto di Portici, che ci sta questa scogliera artificiale, la classica scogliera nera della zona partenopea, che si presta con queste condizioni meteo. Qui c'è una bella schiumata. E voglio insistere a lanciare un po' qua, sperando di non farmi il bagno. In questa zona qua sono un po' più alto rispetto alla superficie del mare, quindi le onde arrivano di riflesso, ma non direttamente. Provo a fare qualche lancio anche qua. Faccio un semplice cambio di artificiale, perché è l'unica cosa che posso fare, cambiare l'artificiale. La canna ho solo questa e metto un artificialetto più pesante. Potrei orientarmi in questo caso verso un'esca in gomma con testina piombata. Vediamo se riesce a darmi qualche risultato, che comunque dovrebbe essere in grado di reggere questa corrente, questa onda che c'è. Ancora andando avanti in questa scogliera ho trovato un altro ottimo spot per la spigola. Guardate che schiumate, spettacolare. Ovviamente lo spinning in mare, la pesca spinning in mare è inesorabile, deve esserci una perfetta combinazione di tutti i fattori climatici, ambientali, di attrezzatura per portare al risultato, all'obiettivo della cattura. Se anche uno di questi, anelli della catena non sono nel posto giusto, nel momento giusto, diventa praticamente quasi impossibile fare delle catture, avere delle soddisfazioni in pesca. E questa è la propria dimostrazione oggi, dove anche come attrezzatura ero partito per farmi una pescata nel porto, una pescata all'interno della banchina, una pescata light spinning, e mi ritrovo in mare aperto con attrezzatura sbilanciata, senza l'abbigliamento, praticamente sto facendo i salti mortali. Eventualmente esce qualche pesce, sarebbe davvero davvero questione
anche di fortuna, che ovviamente non deve mai mancare. Faccio ancora qualche lancio e poi ritorniamo alla base, perché le condizioni sono davvero al limite e come sto io adesso non mi sento di stare correttamente in pesca. Tuttavia, ormai sto qua e ci provo. Non si può mai sapere, la sorpresa è dietro l'angolo. Amici di Planet Spin, siamo alle fasi conclusive di questa nostra battuta di pesca. Spero che il video vi sia piaciuto, o se così fosse lasciate un like. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per essere aggiornati con i prossimi inserimenti. Per il momento è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima!